Un diabolico ciao ai diavoletti arrestoriti della comunità di Filmavo. Io sono la prof dell'horror e ogni settimana sarò qui per condurvi in un viaggio del brivido. Tra mostri, zombie, vampiri e serial killer assetati di sangue, ne vedremo delle belle. Oggi vi parlo di un film che ho apprezzato abbastanza, e cioè Megan. Dimentichiamo i simpatici balocchi di una volta. Il progresso adesso segna una nuova svolta e sui vari Chucky, Billy, Annabelle pone il veto e fa una giravolta. E di questo forse sono ancora un pelino sconvolta. Non ci sono possessioni demoniache, perfidi spiriti che aleggiano sull'oggetto invasato. Qui si gioca su un terreno più scivoloso, decisamente vasto e pericolosamente illimitato. L'evoluzione. Ah, che cosa meravigliosa! La scienza è nostra amica preziosa, elargisce doni aiosa e non può mai essere dannosa. Oppure no? Megan, acronimo di Model 3 Generative Android, diretto da Gerard Johnston e scritto da James Wan, creatore di Saw, Insidious, The Conjuring, prende in mano le redini di un gioco un po' attempato e lo catapulta in un futuro innovativo, pepato, mirando a modificare spunti soprannaturali a vantaggio di impronte tecnologiche senza uguali. Questa bambola assai graziosa, con grandi occhioni da cerbiatto, sembra perfetta, ma attenzione a non farle dare di matto. La storia viene praticamente cucita addosso a Kelly, interpretata da Violet McGrew, una sfortunata bimba di 8 anni che perde tragicamente i genitori in un terribile incidente. La ragazzina verrà affidata alla zia Gemma, che guarda caso progetta giocattoli di ultima generazione. Quale ghiotta occasione! Donna fredda e scostante, nipote di cui doversi occupare, serve proprio un aiutante. E così Kelly si ritroverà con un'amica molto speciale e i due all'inizio legheranno in maniera viscerale, sino all'inevitabile sterzata finale. L'idea di puntare sull'intelligenza artificiale e la robotica è vincente, visti i tempi attuali. Tuttavia manca ancora una scintilla, una di quelle capaci di generare tensione pura, che va oltre la fiavola e paura. La piccola androide, scheggia ormai impazzita, mi ha ricordato Terminator, per la serie Sotto la pelle innestata. C'è una copia metallica in miniatura di Arnold. Toh, che figata! La virata dona un tocco più robotico a una creatura che per buona parte del film sembrava la quintessenza della dolcezza. E riesce finalmente a incutere un terrore più pieno e saturo di asprezza. Di tutta la pellicola, forse il tono più inquietante è rivolto alla scienza e alla sua ascesa, piuttosto allarmante. Affidare una bambina alle cure di un pezzo di latta, per quanto abilmente programmato, può mai essere migliore del calore di un essere vivente e pensante? Qualcuno che è nato, che ha un bagaglio di errori ed emozioni reali, non schematizzate, bensì profonde e leali. 7- non mi ha pienamente convinto nonostante impeccabile da un punto di vista tecnico. Ma d'altronde cosa ci posso fare? Sono una ragazza old style e che ci crediate o no, molto sentimentale. Il male, quello vero con cui mi piace giocare, non è poi così di tendenza. Prediligo un altro tipo di assenza. Non rimane che sperare di vedere un'impronta più sporca nel prossimo capitolo. Meno perfezione, please. In favore di qualcosa in grado di creare una vera emozione. E voi? L'avete già visto? Vi è piaciuto? In descrizione trovate la scheda film su Filmavo e il link della mia recensione. Se volete potete scrivere e dire la vostra. Fatemi sapere se vi piacciono i contenuti che scelgo per voi con tanto orrorifico amore e sostenete il canale con un bel commento, così potremo argomentare meglio su questa e altre pellicole. Ci vediamo presto qui sul canale di Filmavo con la vostra prof dell'horror. E mi raccomando, fate schizzare questo video fino alle stelle nere. Ciao!